Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Mentre stavo facendo praticamente danno all'interno della palude per tentare di scovare il nostro amico coccodrillo, siamo imbattuti, non a caso penso, nella Brood Mother. Spona spesso in questa zona della mappa, ovvero nella palude. Vediamo come è combinato, vediamo a che livello è. Araneo Broodmother livello 280, cioè non ha neanche. Vediamo cosa succede con. Oh, non è morta. Morto. Facile, vai. Vediamo cosa ha lasciato, se ha lasciato qualcosa. No, mi sa che era dentro il suo inventario e come al solito l'ho distrutto come un deficiente. Quindi sì, effettivamente non mi ha lasciato niente perché molto probabilmente le ricompense si trovavano nell'inventario, però vabbè. Nel frattempo continuiamo a fare per eliminare, diciamo, tutti i dinosauri che ci sono, così abbiamo più possibilità che uno possa spawnare. Volevo farvi vedere semplicemente come moriva la Broodmother con due colpi e ci vediamo dopo, ovvero ci vediamo non appena riuscirò a trovare maledetto coccodrillo che possa. Anche perché poi dopo, oltre al per l'appunto andremo a sconfiggere anche sotto il punto di vista di effettivamente la sarà un bello scontro effettivamente da vedere, perché riuscirà a mettere così, riuscirà a resistere abbastanza a lungo, non dico tantissima, però diciamo che da torcere. Non nel senso che riuscirà a togliermi degli HP, però potrebbe riuscire tranquillamente a resistere a un bel paio di miei lanciatori. Spuntando altri animali, quindi vediamo non appena spunterà il. Allora ragazzi, sto continuando ancora a fare strage, ma amico coccodrillo ancora nessuna traccia. Vediamo. Sì, tra l'altro, cosa ho scoperto? Il Dodorex può saltare. E avete visto che salto? Wow, incredibile. Che figata, guarda come riesco a saltare, tipo. Oh, è spuntato. Ale, finalmente. Era ora. Ok, vediamo cosa. Sconfitto. Mi vedo un po' di filo da torcere. Però vabbè, ripeto, niente di allucinante, dai. Come potete vedere, tutti gli animali della palude sono andati a difesa sono andati tutti a difesa, guardate. Vengono tutti a difendere il loro, diciamo, re.
imperatori, chiamatelo un po' come volete. Ecco, sono encumbered ovviamente, perché ovviamente ho troppe cose che sinceramente non mi interessano. Vabbè, a parte tutti gli altri trofei, le frecce che sinceramente non mi interessano assolutamente. Le uniche cose che potrebbero interessarmi sono le perle nere, ce lo dico tranquillamente, perché mi servono per craftare tante cose, quindi mi tengo le perle nere, ovviamente tutto il resto e poi basta. Non mi serve assolutamente nient'altro. Vediamo cosa abbiamo ottenuto qua. Cos'è questo? Pelle di Sarcosuco. È un trofeo. Ah, vabbè, eccezionale. Tu cosa hai nell'inventario? Sono curioso. Niente, praticamente addirittura è senza fisicità quasi. Ok. Va bene. Ok, detto questo ti lasciamo qua a riposare in pace e ci dirigiamo verso la zona dove l'ultima volta è spawnata la tartaruga. Quindi penso che potremmo trovarla sempre in quella direzione. Ho anche scoperto, tra l'altro, che il nostro amichetto Dodorex è eccezionale anche in acqua. Infatti, guardate come nuota bene. E tra l'altro riesce ad attaccare anche sott'acqua. Non ovviamente col lanciatore, però Madonna, che salto! Un mega salto! Vediamo qua cosa c'è, qua non ci sono mai stato. Che bello, guarda come salta! Ci sono tutte piante. Qua potrebbe essere bello per costruirci addirittura una base. Guarda che figata, c'è anche l'orto, anche qua. Addirittura c'è la zona per andare verso il mare. Guarda che bello. Ma che fa? Sta volando. Cioè, se tengo la barra spaziatrice, guarda come vola. Non ci credo. Che figata è? Cioè, ma così posso girovagare tutta la mappa veramente? Addirittura c'è la città distrutta, quella antica, dove praticamente si potrebbe anche iniziare a costruire qualcosa. Ma guarda come salta! Che figata! Guarda come vola! Ah, qua c'è la zona desertica! Ah, hanno aggiunto la zona scorcibersi! Figo! Molto figo. Ma da quando è che l'hanno aggiunta? Io non me la ricordo. C'è un grifone, un altro grifone. Sono un Dodorex semplice, vedo un grifone. Bella questa zona, sinceramente non me la ricordavo, l'hanno aggiunta ora, è un drago. Ciao. Ah, qua ci sono, vedi? L'altra tipologia di badass, quella mountain. Figo, veramente figo. Bella questa zona della mappa. Però nel frattempo vi faccio vedere anche delle cose nuove. Nel mentre ovviamente cerchiamo di trovare lo spawn della nostra amichetta tartaruga. Andiamo un po' sott'acqua, vediamo cosa c'è sott'acqua. Sono abbastanza curioso. Ecco, in prima persona vedo molto meglio rispetto alla terza persona, dove vedete non si vede praticamente nulla. Effettivamente potrei esplorare il mare anche col Dodorex, però devo portarmi
i booster dell'ossigeno, perché nel momento in cui praticamente l'ossigeno finisce, poi amen. Vediamo dove siamo. Siamo in quella zona della mappa. Quindi ci siamo allontanati parecchio da dove effettivamente abbiamo visto spawnare l'ultima volta la scaduta. Forse no. Boh, non ci sto pensando. Comunque, vabbè, mi faccio un po' di esplorazione per il momento. E poi successivamente appena troverò la tartaruga o comunque un altro warden, ritorneremo all'azione. Ok ragazzi, siamo arrivati e incredibilmente ci stava già aspettando, quindi mi sa che ho trovato lo spawn proprio diciamo proprio lo spawn giusto della tartaruga. Ve lo faccio vedere perché così magari potete trovarlo anche voi. Ok, adesso concentriamoci e affrontiamo la nostra amichetta. Però, come avete potuto vedere, la tartaruga è quella più resistente di tutti, senza ombra di dubbio. Vabbè, sì, tutte queste cose le diamo qua al nostro amico Fritz. Queste frecce non me ne faccio assolutamente nulla. Questo lo posso anche buttare. Questo me lo consegno. Questo pure, questo pure. Sì, e tutto il resto va bene, me lo posso anche conservare. Perfetto, quindi direi che non è andata abbastanza male. Abbiamo sconfitto, in quest'altra puntata abbiamo sconfitto il coccodrillo e anche la tartaruga. Quindi tecnicamente adesso restano all'appello il mosasauro, che praticamente è nei fondali marini. Sinceramente non lo so come andarlo ad affrontare, lo potrei affrontare nuovamente col mio mosasauro alfa, anche se però col mosasauro alfa devo ammettere che ho avuto un po' di difficoltà, anche perché il mare qui non è di Genesis, è una giungla ragazzi, cioè voi parlate di mare ma in realtà è una giungla, perché praticamente è pieno di dinosauri. C'è una zona, tra l'altro, che non so se ve l'ho fatta vedere o comunque non so se proprio in generale mi ricordo dove, cioè allora mi ricordo dove si trova, però vi vorrei anche fare vedere effettivamente dove vorrei andare a cercare il mosasauro, cioè il mosasauro Warden più che altro. E ragazzi, vi posso assicurare che nei fondali marini si nasconde la valle. A parte le piovre, avete presente le piovre che sono state rilasciate qualche aggiornamento fa? Cioè, c'è una zona in questa parte in questa, diciamo, c'è una zona in questo gioco dove praticamente è pieno. Cioè, voi praticamente nuotate in mezzo a tutte queste piovre. Ed è un po' raccapricciante l'idea, se devo essere onesto. Però, come dire, fa parte della sfida. Infatti mi ricordo io che praticamente nella zona dove ho incontrato il mosasauro che poi avrei dovuto sconfiggere, ovvero il mosasauro Wardren, praticamente ho dovuto seminare tutte queste piovre, perché anche per un alfa mosasauro tutte quelle piovre sarebbero state pesanti. Senza considerare il fatto, ah, tra l'altro siamo già arrivati a casa, anche proprio velocissimi a scheggia. Senza considerare il fatto che, tra l'altro, boh, messaggi random, dove praticamente, ecco, faccio salire qua il dodo, tanto visto che mi può salire in casa perché non sfrutta questa cosa. E quindi stavo dicendo che praticamente era pieno di piovre. E veramente sono dovuto scappare, cioè me ne sono scappato di corsa, mi sono rifugiato un attimo, ho aspettato che tutte quelle piovre perdessero l'interesse nei miei confronti e poi
fortunatamente sono riuscito a combattere abbastanza, diciamo abbastanza bene contro appunto il Mososauro Warden. Detto questo, ok, posiamo tutto quanto, dato che non mi interessa. Ciò che dovrò craftarmi invece adesso saranno i booster per l'ossigeno. Perché questo? Perché sott'acqua questa volta ci voglio andare con il Dodorex. Dato che per l'appunto il Dodorex si comporta molto bene sott'acqua, a parte ovviamente l'ossigeno che inizierà a scendere, ma mi pare che sia anche una cosa logica. Io invece tramite i booster praticamente gli aumenterò nuovamente l'ossigeno e gli permetterò di nuotare all'infinito. Ne dovrò craftare un bel paio, infatti devo mettermi all'opera per craftarne un paio. Spero di riuscirci nel minor tempo possibile, anche perché così poi posso continuare a registrare, perché ogni volta che devo farmare off camera perdo tantissimo tempo e diciamo perdo tempo prezioso che invece avrei potuto utilizzare tranquillamente per continuare a registrare. Ma comunque questo è un problema che adesso devo gestire io, quindi io vi ringrazio per il momento per essere stati ancora con me. Mettete like se vi è piaciuto il video, commentate, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e detto questo vi ringrazio ancora e ci vediamo alla prossima.